Ciao a tutti ragazzi, il capitano di P20 alle pendole. Oggi siamo qui a Ciao a tutti ragazzi, il capitano di P20 alle pendole. Siamo qui nello studio di Damiano Cunego. Lo conoscete? Sì, no. Adesso dovremo scoprirlo. Allora Damiano, non tutti i miei fan sanno chi sei. Secondo me l'1% dice Damiano Cunego. Ma chi è sto Damiano Cunego? Presentati in breve. Ok, allora io sono Damiano Cunego, vincitore del Giro d'Italia 2004, ho vinto 3 giri di Lombardia e più di 50 corse, questo è il mio palmarès sportivo, ogni corsa c'è, quindi è con piacere ai fan del 20 del Pendola che magari non mi dovessero conoscere, sono qua. Adesso cosa fai? Siamo qui nel tuo studio, ma di cosa ti occupi in questa nuova vita? Mi occupo di preparazione sportiva, questo è il mio studio. Anche se per la verità l'occupazione principale in questo momento è terminare gli studi di scienze motorie, di cui sono al terzo anno, obiettivo arrivare alla magistrale, quindi 5 anni, cercare di unire il mio grande passato, esperienza sportiva che ho, anche con la teoria, con lo studio. Quindi prestare la mente in modo tecnico, scientifico. Ma certo, scientifico. Ma magari c'è quello che, come molti altri, che allena gli amatori, quelli quando guarda i tempi su Strava, quando vince le mie Strava Challenge, chiedimi te quelli. Qualcuno sì, probabilmente, perché la richiesta principale di amatori, perché la maggior parte dei ciclisti che seguo sono quelli, vogliono migliorare la loro performance. E vogliono anche migliorare in salita, quindi poi io vedo sostanzialmente dei tempi. Però devi dire amatore che posso mangiare un po' meno, no? Guardare la bici che pesa meno, l'allenamento migliore. Questo è pure, non lo sanno, dai, bisogna essere sinceri nella vita. Sì, io guarda, ho visto tantissima gente che pur di avere la bici anche 6,2 kg, però in realtà non si accorgono magari bisogna perdere 6,2 kg loro, ma dai, anche di più. Giusto. Ora passiamo alla prima domanda, bisogna tagliare qua perché i fan mi fanno sempre numerose domande sui social, su Instagram, seguitemi tutti ragazzi, Capitan Riccio Flex. Passiamo alla prima domanda, allora, quando hai iniziato a correre in bici, in che squadra, in che categoria, raccontaci un po' il tuo passato. Allora, io ho cominciato da allievo secondo anno, avevo 16 anni, nell'SC Gore-Tex Bruno Gaiga. A detta di molti avevo iniziato tardi, ero già troppo grande, però in realtà non è stata poi questa scelta così sbagliata, anche perché comunque... Non è che magari in giovanissimo devi correre in gruppo, dal punto di vista è stata una scelta giusta? In molti casi, per molti ragazzi, iniziare un po' prima è più corretto, perché imparano le dinamiche di correre in gruppo, stare con gli altri, apprendere passo a passo tutte le cose che ci sono da fare per diventare un ciclista. Nel mio caso, non lo so, venivo comunque dalla corsa campestre, quindi avevo già molta resistenza, molto fiato, sapevo correre, era questione di mettere a posto quelle due o tre dinamiche di saper correre in gruppo, era quella anche la paura che avevano i miei tecnici, saprà correre, se riusciamo a trasferire quel potenziale che ha sulla corsa a piedi, ciclismo, anche in bicicletta sarebbe una grande cosa che poi è andata a buon fine. Risultati, ho detto tutti ragazzi, quindi non si può dire niente. Come per esempio Vingegaard, che ha iniziato tardi, ancora è passato professionista ancora più tardi, e quindi possiamo dire che ci sono delle possibilità per i giovani che pensano ma è meglio iniziare da giovanissimo, io non si può correre in gruppo, quindi può essere una scelta anche quella. Non lo una so. Una scelta, un obbligo, perché lui doveva lavorare, come ha detto, sì, in questi casi, in fabbrica. In questi casi questo ragazzo non aveva molte scelte, poi ha iniziato, attenzione, parliamo anche di un fenomeno, perché comunque... Passione, motivazione sulla base. Sì, e poi anche un buon motore, un buon... Ecco. Diciamo, madre natura ha fatto il suo lavoro. Ecco, io se posso dare un consiglio, se tanti ragazzi possono iniziare anche un po' prima, è meglio, così apprendono poco per volta, però la prima cosa è divertimento, non deve diventare troppo un lavoro, anche perché dopo diventa difficile mantenerlo. Troppo sacrifici. Ma Damiano, ascoltami qua, ma la tua carriera è stata solo rose e fiori, hai avuto anche qualche momento buio? Perché molti giovani mi dicono, capitano, sono in momenti difficili della mia carriera, faccio sacrifici ma ottengo risultati, cosa consigli per superare questi brutti periodi? Guarda, se ti elenco tutti i brutti periodi che ho avuto nella mia carriera, ne ho avuti tanti. Quanti anni corso? 17 anni da professionista. Voglio farti capire invece quando è stata la parentesi del ciclismo per me, è stata dal 1997 al 2018, quindi un bel periodo.
dopo dei momenti bui ce ne sono stati. Prima squadra, l'ultima era la Nipo, se non sbaglio. Sì, la Saeco, anche se avevo già firmato un buon contratto con la Mercatore 1 di Pantani. Io sono stato in ritiro anche con Marco Pantani. Tanta roba, ragazzi. E quindi l'ho conosciuto, ho conosciuto il suo team, ho anche conosciuto un ciclismo che oggi non c'è più. Ma adesso inteso atleti che all'epoca, non so, i ragazzini che corrono oggi nel 2000, sono tutti circa, sì. Io allora mi rapportavo con gente degli anni 60, che erano al top della forma, oggi sono... Altre metodologie, anche se il preparatore... È cambiato completamente. Tutte posizioni e tutto il... Preparazione sportiva, alimentazione, materiali, tattiche, che più ne ha più ne metta. Però per tornare al discorso dei momenti bui, nella mia carriera ne ho avuti tanti. Che consigli hai per superarli? Beh, innanzitutto sempre credere in se stessi e circondarsi di quelle poche persone che ti sono sempre vicine, che possono dare un aiuto, un consiglio, che già moralmente, essendo presenti, fanno molto. Però devi essere te la prima persona, perché i momenti bui sono di mille ragioni. Questo ci colleghiamo il mai molare, che è la nostra fonte di motivazione. La tua qual è? È molto simile alla tua, anche se non ho uno slogan con l'hashtag come c'è. Ormai la nuova moda, ragazzi, abbiamo fatto una linea di abbigliamento e tutto, mai nulla, ragazzi. L'altro giorno ho seguito la corsa di San Pietro in ammiraglio, avevo la prima macchina, quella del giudice. I ragazzini, anche nei brand che salutiamo, che sai bene chi è, come che correva nella Bruno Geiger l'anno scorso, andavano all'ammiraglia, vedevano che ero lì in macchina, dicevo capitano, mai mollare, loro anche quando sono a tutta, credono il capitano sulle gare, dicono mai mollare, ormai è diventato un motto di vita. Deve essere un motto di vita che non si ferma lì, quando dicono queste parole, magari se ci sentiranno, le devono anche applicare poi. Quindi giusto dirlo e anche farlo, perché non deve essere un semplice slogan così per dire, quello che tu vuoi diffondere a questi ragazzi qualcosa di molto importante, quindi ecco, ascoltatelo e mai molare. E mai molare soprattutto. Allora, certo che hai fatto tanti grandi giri, hai fatto il tour, hai fatto il giro, e fai la vuelta anche. Sì. Qual è la roba più difficile da affrontare durante una grande corsa TAP? L'alimentazione, il sonno, appunto, il riposo, lo stress, cos'è? È un mix di tutte queste cose, perché stai via un mese, corri tutti i giorni e quindi devi tenere un certo tipo di alimentazione. Devi mangiare giusto, ma non devi neanche mangiare troppo, sono in grassi. Qual è l'alimentazione principale di un ciclista durante una corsa del genere? Ah, bisogna mangiare nei tempi giusti, carboidrato, proteine. Il famoso timing. Ma ci sono varie fasi del giorno dove mangi. La mattina è fondamentale perché fai il carico per il giorno, per la tappa. Colazione, che era ai tuoi tempi, cos'era? Adesso c'è il famoso porre, anche prima c'era. Sì, sì, ma un po' di tutto, pane, l'omelette, un po' di proteina, la pasta è rimasta ancora. È molto importante anche il dopo corsa. È importante. Appena finita la tappa. Sì, è molto importante soprattutto i carboidrati, per esempio si utilizzava e si utilizza ancora molto, per esempio riso, patate. Col tonno. Sì, questi di contorno. Diciamo. E in corso c'era sempre tutte barrettine gel come adesso, o sono evolute tanto? Sono evolute, ma più o meno i concetti sono quelli. È importante mangiare tutte queste cose che ti ho detto subito dopo la gara, perché il tuo corpo è un pozzo aperto, la gara assorbe tutto, e quindi è il momento ideale per assimilare tutto quello che hai bisogno, certo. per integrare il tuo fisico e pronto per il giorno dopo. Poi c'è la cena, non deve essere troppo pesante, riposo. Esatto. Considera che dopo la tappa devi fare alimentarti il meglio che puoi, ci sono i massaggi da fare, la tappa è importante. Molte volte ci sono i trasferimenti, da una tappa all'altra si parla. Quindi c'è lo stress anche da collegare. Quindi è tutto. Magari c'è la maglia rosa, c'è ancora più stress. Ci sono interviste, c'è pressione. C'è la pressione adesso sui social, quindi pressione anche mediale. Se metti insieme tutte queste cose che abbiamo detto poc'anzi, in poche ore, perché la tappa cosa che finisce alle 5, dalle 5 fino alle 9 di sera, avvengono tutta una serie di... Che la gente non si immagina neanche. Che non può neanche immaginare, che diventa difficile da gestire. Quindi cercate di capire anche la difficoltà di un atleta, cioè non è solo che lo vedi in bicicletta, poi scende, va a riposarsi e riparte il giorno dopo, magari forse così. Ultima domanda prima di andare a bere il caffettino di questa mattina, che almeno si tirano su un po', dato che sono le 9. Allora Damiano, qual è il momento più bello della tua carriera? E dopo ci colleghi anche un aneddoto un po' divertente.
Beh, dei momenti belli è sicuramente la vittoria del Giro d'Italia, poi molto giovane, ma anche la tripletta del Giro di Lombardia, insomma. Anche Sì, perché. una strava challenge, insomma, ragazzi, ha fatto il pendolo. Mi viene in mente una cosa, non so se si può dire, ma si può dire. Dicevano delle persone, non faccio il nome, questo Cunego è invitato in televisione, fatelo, soprattutto era riferito al Giro di Lombardia, perché Sì. lo va in televisione, perché gli altri che l'hanno vinto 3, 4 volte non ci sono più. E stiamo parlando di mostri sacri come Binda, Coppi, Bartali, quindi forse il plurivittorioso di questa gara, ancora in vita, spero per tanto tempo, ecco. Altri episodi curiosi, simpatici, non lo so, guarda, mi coglie un po' la sprovvista. Ah, io ricordo sempre con grande piacere quella tappa che ho vinto il Giro d'Italia con la maglia di Carcerato. Noi correvamo con le biciclette Cannondale e per quel Giro d'Italia avevano lanciato una bici che così configurata, che usciva dalle officine, era sotto i 7 kg, quindi era abbondantemente, sotto i 6,8 kg, quindi era abbondantemente fuori legge questa bici. Hanno dovuto fare delle modifiche per appesantirla e loro si erano un po' risentiti, perché hanno un Un po' prodotto, strano. sì, un prodotto leggerissimo, E poi con la sicurissimo. rovina. Vabbè, allora loro l'hanno preso sportivamente, però per quella tappa hanno detto, va bene, scherziamoci su. Facciamo che siamo dei galeotti, facciamo che abbiamo fatto una cosa che non si doveva fare, quella bici era Sì. regolarissima. Facciamo correre Ma i nessuno fa i ragazzi collegamenti. con la maglia da Carcerato. È stata una trovata pubblicitaria in primis. E poi avevo vinto la tappa e ho messo anche la maglia rosa, quindi avevamo fatto tutto un cerchio perfetto. Una domanda, dopo una gara di un giorno, magari un giro, una gara a tappa, è un po' più difficile festeggiare. Quando vinci Lombardia fai festa? O la sera vai a letto presto, bevi la tua acqua naturale e vai a letto, basta. No, fortunatamente in Lombardia veniva sempre a Siccome è fine fine stagione, stagione. fine stagione, beh, vabbè, alla sera mi ricordo se andavo sempre fuori a cena anche con la Ti lasciamo squadra, bombardare, festa. tranquilli, beh, non grandi feste, io non sono mai stato un gran festaiolo. Dovevo tenere duro ancora una decina di giorni perché c'era l'ultima gara dell'anno, In che Cina era magari. no, la Japan Cup in Giappone, Appunto, che poi io ho immaginavo. vinto diverse volte, e quello era, diciamo, il cappello conclusivo della stagione. Arrivavi dalla Lombardia vincitore, laggiù ti osannavano, quindi ecco, dopo là chiudevi definitivamente l'anno. Damiano, dai, andiamo a bere un caffettino, voglio farti una proposta super, che secondo Va me a molti di quelli dietro il telefono può piacere veramente. Andiamo, andiamo. 17, scusa. Allora, il caffè era buono, il pullman è passato e ora posso farti la proposta a Dimmi, te dimmi. e ai nostri fan da casa. Siamo qua, dimmi. Allora, lanciamo un format, cioè un format, una serie del capitano di P20 del Pendolo qui su YouTube e andiamo ad affrontare le salite della zona, della Valpolicella, Val d'Adige, della zona Lago. Mi spiego un po' di dati tecnici, come affrontarla, i consigli, siccome sei un professionista, esperienza, qualche consiglio. Ti va, ci sta, io ti riprendo, ti seguo in moto e mentre noi in Vieni bici. in moto tu, non Sì, vieni in sì. bici? Facciamo qualche salita, secondo te come possiamo iniziare? Ah, va bene, è una bella proposta, non lo so, cominciamo da qualche salita media, normale, Media cosa intendi? media, Visano, Io in... 5 km, 4 Ah, ma così semplice, cioè io pensavo perché fare la senti, se sdruzzinà come la prima struzzina, tub. struzzina sia, dai. State connessi e memola ragazzi, ciao a tutti.